Ragazzuoli, benvenuti su Tomb Raider. Questo è l'episodio 4 e vi aggiorno un po' di cose che ho fatto. Praticamente ho, come potete vedere, ho quest'arco, poi ho rimesso la K47, l'ho potenziata un bel po', ci siamo potenziati un po' di abilità tattiche, varie cose. Ho fatto la missione secondaria dei ripetitori, dovevo disattivare questi ripetitori qui. Un'altra missione secondaria di una strega, così c'era tipo una strega che tramite delle piante, delle cose che insomma t'aggiogava e quindi tu eri tutto coglione. Ho fatto quella lì, quindi adesso possiamo procedere direttamente verso la storia. Ok, dopo 46 bestemmie siamo saliti. Allora, detto questo, possiamo direttamente iniziare a marciare verso il nostro obiettivo. Dobbiamo trovare un modo per raggiungere la miniera. E penso sia questa, quindi il modo l'abbiamo trovato. Ah, perfetto. Molto interessante. Dobbiamo andare lì. Ci arrampichiamo sui vagoni. Tra l'altro, un'altra piccolezza che ho scoperto per l'esplorazione, talmente sono coglione, è che se praticamente io zoomo su un punto, prendo questo qui, tipo che ho un kit di sopravvivenza e faccio tappa, me lo indicavo e io come un minchione cercavo di trovarle così ad occhio. Capito? Ecco chi cazzo state seguendo in questo momento. Cos'è? Devo imbriacare l'area? No, le Molotov. Oh, bomba Molotov con il tessuto. Cosa cazzo ho fatto? Raga, ho fatto una mossa che non sapevo di. Tipo se avessi tirato un'altra freccia dopo quando ho sbagliato il colpo. Nel frattempo raccogliamo proiettili un po' di tutti, ci curiamo. Dammi sta cosa, guarda, un'altra molotov che ce la facciamo. Dove cazzo è che mi Deve spara? esserci un modo per passare. Magari prende fuoco. Ah, e completando, non so se ve l'ho detto, completando la missione secondaria, praticamente ho sbloccato il grimaldello. Mi hanno dato il grimaldello, quindi possiamo aprire varie casse. Nel frattempo qua si apre tutto. Allora qua c'è una porta da aprire, però fammi vedere un attimo una cosa, perché poco fa avevo visto qualcosa. Ah, vedete? Questo è il grimaldello, per esempio. Stiamo usando il grimaldello. Sapete, cosa abbiamo trovato? Frecce velenose, però già siamo fuori. Altra propaganda sovietica. Propaganda sovietica. Un altro coso da scassinare col grimaldello. Le medaglie Oula. di eroe dell'Unione Sovietica. È l'onorificenza più alta assegnata per atti di eroismo. Forse apparteneva a uno degli ufficiali del Gulag. Apparteneva uno del Gulag. Sarà Artemio. Usa il mouse. Posso oscillare. Oh, porca puttana. Guarda, non so cosa finché ho fatto, ma penso che dovevo fare questo. Invece mi sa che faccio cadere i detriti. Perfetto. Exalto della vita! Mamma mia. Ok. Mamma mia, raga. Dove cazzo stiamo andando? Ok. Andiamo avanti. Ok, c'è gente. Prima potremmo eliminarlo molto furtivamente. Uccisione furtiva, colpo di picozza, questa scena, questo tipo di final che non l'avevamo mai vista. Vediamo.
so se tutto il gioco è ambientato su proprio questo clima così. Siamo in Siberia, no? In questo momento, quindi il tempo lascia il tempo che trova. Tempo noi ci portiamo tutto. Aia. Non ho sbagliato. Porca puttana, non l'avevo visto. Sai che creo una granata? Mi sa che non ci arrivo però. Vabbè. Bello stesso. Ah, qua abbiamo fatto tutto. Peccato che le moto non le puoi conservare. Boh, magari più avanti c'è qualche potenziamento. Qua. Magari c'è qualcosa che può tornarci utile. Oh, armadietti. Queste armadietti secondo me. Perché arrivato il prossimo fuoco da campo vorrei cercare di potenziarmi qualcosa se posso, proprio a livello di attrezzatura. Comunque su queste armadietti mi sa che si trovano solo. Solo tipo munizioni e roba così. Devo sempre guardare in alto su Tomb Raider perché si arrampa con una minchia di re. Oh, delle frecce, ci fanno comodo. Ok, qua dobbiamo dondolarci. Jacob! Oddio, l'esercito dei piccioni! Apri tutto l'anno. Componente per arco compound. Ecco, questo qui era l'arco che vi dicevo. Allora, i nemici sono già dentro. Raccogliamo tutto il raccoglibile. Ci creiamo. Come eccola. Allora, fermi tutti. Una bottiglia, potrei o distrarli e li facciamo forti perché con una molotov ci facciamo sgamare. Le scritte non sono. Qualche idea sulla lingua? Vado a vedere. Stiamo vicini. Piano, solo i carri. Siamo sotto attacco! La vedo! Ok. Non è proprio furtivo furtivo, ma siamo stati veloci. Fuga di gas. Se me lo dici così, scusa, fa esplodere tutto qua. Rucchiala. Ruccia stronzo. Stronzo di merda. Ma io ho la sensazione proprio di prenderli in testa, ma mi sa che non muoiono. L'arma è troppo. Troppo una minchia. Oh cazzo. Sì, l'ho preso in testa. A meno che è un nemico corazzato, magari. Ok. Poi c'è da dire anche che questa mitraglietta qua non faceva un cazzo di danni, lo sapevamo. Puttana. Ma non muoiono, cazzo. Minchia, finte colpi. Minchia, ragazzi, ci siamo salvati a culo. Minchia, ho finto i colpi proprio all'ultimo, ragazzi. Stavo morendo malissimo.
raga, tanto di tessuti non ho abbastanza. Devo subito potenziarmi qualcosa appena possibile. Ok, tutta tranza. Dovevo curarmi, dove? No, mi sono mosso. Cazzo, sono due. Ma questo è l'unico modo che vedo qua. È cercare di... Ci muoio. Dammi l'altra bottiglia. Aia. Cazzo. Ma cazzo, l'ho lasciato. Ma cazzo, Lara, ti prego. Porca puttana. Prendi la bottiglia, porco del mondo. Questi cori scusi sono pericolosi. Sono pericolosi. Lotta, lotta. Ok, proseguiamo. Di questo siamo full, qua non c'è nulla. Saliamo. Mamma mia. C'è di buono che almeno Lara non sta congelando proprio in questo istante. De corna, il nostro Jacob. Ormai è un'abitudine salvarci a vicenda. Grazie. Sono felice tu stia bene. È quella l'entrata? Sì. Ce ne saranno altri dentro. Non sei costretta a farlo. Non ti liberi facilmente di me. Cerco ancora delle risposte. Allora non perdiamo tempo. E il nostro Jacob si trombolara. La strada per arrivare di là. Temo di no. Non più. È difficile da spiegare. Qual è il problema? Siamo in ritardo. Aspetta, qui i cavi sono corrosi, ma posso escluderli. Ci sono quasi. Così faranno crollare tutto. I sovietici hanno fatto crollare. Porca puttana, aiutami, cieco! Porca puttana! Dio Lara, ti prego! Non oggi! Dio, meno male che volevo già andare a destra. Mamma mia. Jacob. Jacob, ci sei? Mi senti? Si mette male. Wow, il gioco si sta facendo sempre più bello. Comunque, a parte lo scherzo, c'è un gioco veramente tra storia, azione e tutto, cioè... Non possiamo più tornare da dove siamo. Quanti sono? Con tre nemici. Lo so, ma voglio provare a fare una cosa qui. Porca puttana, sono corazzati. C'è una freccia qui. Che c'è una freccia qui?
Chissà chi l'ha lanciata, faccia di minchia. Ok, guardiamo. Cioè, tra l'esplorazione che devi fare, le varie cose, il fatto che comunque sia collegata a questa storia, no? C'è anche della storia, questi misteri di questa civiltà. Proverò con quel pannello di controllo. Minchia, è bello, ragazzi. Tanta roba sto gioco. Va bene, basta così, Lara, c'è qui. Perfetto. Oh, coltello da combattimento. Cioè, questo è il primo gioco dove prima trovi la cappa, l'arco, pistole, revolver, mitragliette e poi trovi il coltello. Ah, ecco cosa serve il coltello. Vi ricordate queste cose qua? Ecco, adesso possiamo tagliarle. Il montacarichi. Devo trovare un altro modo per salire. Non potrò usare il montacarichi. Devo trovare un altro modo per salire. L'ho capito. Come? Non potrò usare il montacarichi. Devo trovare un altro modo per salire. Oh, hai rotto i coglioni. Di qua. No, cazzo fai? Cazzo fai? Devi saltare lì. Bravissima. Piano. Piano. Tra l'altro è uscito da poco quel gioco Callisto, quello dai produttori di Dead Space. Quello lì lo vorrei portare, e portare anche Dead Space. Appena possibile. Voglio portare tutti quei giochi, sono tutti giochi che a me piacciono e sarei felice di portarli nel canale. Ovviamente io, raga, faccio questi video così, questi gameplay, giusto perché cioè li devo giocare per i cazzi miei, tanto vale registrarli e magari c'è qualcuno che passa il tempo insieme a me, perché cioè, a me personalmente piace, io li faccio proprio a scopo mio personale. In questo affresco il profeta sta predicando a Costantinopoli. Oh, mi è salito il greco. Sì, livello 3. In teoria adesso possiamo analizzare tutto il bordello. E qua c'è il fuoco da campo. Ora aspettate che mi potenzio il mondo. Good, andiamo avanti, proseguiamo. Oddio. Oh no. Ma cazzo è Jacoby tutto per... Oddio. Allora Ana aveva ragione sulla città. La sorgente deve essere qua giù. Uccisione furtiva. Vai a fare il culo. Eliminiamo furtivamente, ci troviamo ogni problema. Qua ho trovato il mondo. Munizioni, delle frecce, bulloni. Una nota. A portare l'attrezzatura. Queste sono tutte note dei sovietici che quando hanno abbattuto, diciamo, tutte queste, cioè hanno distrutto qua. Ancora niente via radio. Tonnellate di rocce e ghiaccio ucciso. Potrei tirare qualcosa qui. Magari distraiamo il primo. E uccidiamo i primi due. Adesso qua dobbiamo essere velocissimi. Uno lo sparo. Minchia, quello si era girato ma non ha visto un cazzo. E uno lo inculo. Sono partiti. Abbiamo qua qualcosa di armi, tipo l'arco. Attrezzo per la fabbricazione. Gli attrezzi sbloccano nuovi livelli di potenziamento per tutte le armi. Quindi abbiamo sbloccato nuovi oggetti per potenziarci. Ok, saliamo la zipline. Andiamo proseguendo bene. Attenzione. Non sono la prima a cercare di passare per questa porta. Guarda come hanno provato ad aprire la porta in tutti i modi.
questa cosa, ragazzi, questa cosa è assurda. Cioè, loro no. Cioè, i sovietici, guarda cosa stavano facendo. Non so se sono i sovietici o la Trinità. Vabbè, le cose sono qua sovietiche, non penso ci hanno portato la Trinità. Però guardate con quanta proprio. E tra l'altro il portone resiste. Devo tagliare i cavi. Sa che cade sto camion, così a occhio. Ora hai fatto una grande minchiata. E io che sono andato a destra, porco dio. Ecco, quando cado qua, c'ho tutto il tempo del mondo, ma il problema è che devo andare però a sinistra. Questo camion cade. Penso. Come cade? Che devo spingere queste cose? Cosa succede? È alto. Aspetta, qua posso fare... Ma perché? Perché questa cosa? È collegato alla porta. Ah, vero. Abbastanza pesante da aprirla. Speriamo. Oddio, carico sto coso. Spingo il camion cade e si tira la porta. Vediamo. Devo riuscire a spingere quel camion nel precipizio. Vai. Ma cazzo si taglia. Porca puttana, questo non era calcolato. Comunque si appende sempre la rana, non può cadere così. Madonna, è impossibile. Ok. Andiamo avanti. Io dovrei tagliare in teoria ora gli altri cavi. La porta non si era aperta, mi pare. Non si è aperta? Ma forse quasi. Non mi ricordo. Vediamo, andiamo avanti, vediamo che c'è. Muoio? Sono vivo, prendiamo dei funghi. Però dobbiamo cercare di usarle un po' di frecce per le nostre, perché non le uso mai, mi dimentico. Oh cazzo. Oh, oh, oh. Fare il culo. E vabbè, l'avete voluto voi, ci vedete bene. Mica però se fanno male. Ma questi tirano granate. Cazzo. No, 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 no. Minchia, sto bastardo qua che tira per la granata. Mamma mia. Sudata. Questa sudata. Minchia, non me l'aspettavo di finire i medicinali così. Già se... Qui scassano sti nemici. Minchia, si vede la difficoltà... Cioè... Minchia... Però il bello è anche questo, ragazzi. Sarebbe stato brutto se arrivi lì. E così il gioco ti costringe a giocartela in un certo modo, perché sai che ci muori. Ok, mappa aggiornata. Devo andare di qua. Oh cazzo. Oh, attenzione, tesori nascosti. L'elsa dorata di una spada, incastonata di gemme. Doveva appartenere a un nobile bizantino. Nobile bizantino. Oh, è fantastico questo gioco. Non so quante volte l'ho detto da quando ho iniziato sta serie. Ma quando le cose sono fantastiche, è fantastica. Tanto mi crea un paio di frecce.
qua posso salire però. Ah, devo salire infatti. Attenzione. Oh cazzo, no. Ok, minchia, di nuovo questi che tirano le granate li odio. No, pure quelli con gli scudi. Allora, calma, prima eliminiamo quello. Ma questi qui sono fumogeni. Ok, qua posso tagliare. No, no, tagliare un paio di cazzi, devo stare qua, la vedo male. No. Porca puttana. Ho un paio di palle là, solo. Se riuscissi a tirare giù quella gru, potrei aprire la porta. Vai, vai, spingi sto coso indietro. Basta così. Vai a fare il tuo. Bisogna metterlo sotto il picchio d'acqua. Sembrare fortunato o sfortunato, sto ancora pensando a sta cosa. Questa deve essere la statua del profeta immortale. E questo raffigura l'esodo della sua gente dai deserti della Siria. Si stabilirono in una valle nascosta e costruirono una grande città. Kadesh. Per proteggere l'intera città e i suoi abitanti, il profeta formò un esercito di guerrieri. Ma questo cosa dovrebbe raffigurare? Lei guarda delle foto, ha capito tutta la storia. Prendo la sorgente divina. È qualcos'altro, qualcos'altro, ma cosa? È un cazzo, è un cazzo. Forgiarono per lui un atlante affinché il profeta potesse orientarsi nella città e i suoi segreti. Una mappa della città che potrebbe indicare la via per la sorgente divina. Attenzione, entra nella valle. Signori, io direi che per questo quarto episodio possiamo salutarci anche qua. Io vi invito sempre a lasciare un mi piace, un commento, un cazzo, proprio scritto in chat, ho scritto cazzo, cioè in chat, nei commenti, perdonatemi l'abitudine di uno streamer. Niente, detto questo, Lara sta congelando, adesso la scaldiamo noi. Va bene, alla prossima, vede mia.